Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Finalmente è iniziata, almeno per quanto riguarda il calendario, la stagione più bella dell'anno per quello che mi riguarda, l'autunno, perché precede l'inverno e dato che a me piace l'attesa, io me la gusto, però il problema è che le temperature estive stanno perdurando, di conseguenza oggi nella mia zona ci aggiriamo attorno ai 24-25 gradi e nei prossimi 10-15 giorni viaggeremo ancora sui 26-27 e quindi dobbiamo ancora aspettare. Però io in onore dell'autunno ho già iniziato a utilizzare il colore marrone, ho usato un trucchetto con dei colori freddi tipo il verde, mi sto già addentrando. Ma il succo di questo video qual è? È un altro, doveva prima o poi accadere anche a me. Per indagini riguardanti la salute, per un po' dovrò seguire un piano alimentare che in poche parole non prevede l'utilizzo di dolci, dolciumi e quindi ho pensato, vabbè, Gabri, lo fai per la tua salute, in qualche modo però negli ultimi anni hai un aiutante che ti può supportare in questo percorso che non ho idea di quanto possa durare. Io mi auguro di potermi scofanare il panettone e il pandoro in tutta serenità. Non voglio pensare che duri tutto questo tempo. Di conseguenza, devo riuscire ad attraversare questo periodo aiutandomi con dei profumi dolci, che non sono il mio forte, perché sono dei profumi che io non utilizzo granché. In più, devo coniugare questa esigenza col fatto che le temperature sono ancora alte. Quindi, oggi vi parlo del plotone che ho qui davanti a me che mi aiuterà, voglio pensare così, mi aiuterà a resistere ed affrontare queste giornate di piano alimentare, insomma, restrittivo non proprio, però insomma che non prevede Nutella, non prevede gelati, non prevede neanche dolci realizzati da me senza burro, senza olio, tutta quella roba lì io me la scordo e in qualche modo dovrò compensare. Quindi andiamo, andiamo, parliamo 2 minuti, ormai non ci sarà più nessuno. C'è ancora qualcuno? Mi fate sapere qua sotto se ancora ci siete. Devo imparare a fare degli intro un po' più corti, ma io sono una chiacchierona, sono qua anche per quello, per chiacchierare, quindi eccomi qua. Il primo, ed è un low cost che ho già utilizzato in questi giorni perché io sto già entrando nel mood, voglio già entrare nel mood, è l'acqua profumata corpo dell'Acquolina Musk e Canna da Zucchero. Qui non stiamo parlando di una sorta di dolce alla Pink Sugar, quindi molto appiccicosa, pesante. Vedrete che un po' tutti i profumi che virano al dolce che io scelgo non sono cose pesantone, che insomma è improponibile per quello che mi riguarda. Poi ci sono anche persone giustamente che usano dei gourmand strapesanti anche in agosto. Io non sono, non appartengo a quel filone là, non rientra nei miei gusti. Questo è un'acqua profumata muschiata, è quasi se fosse un qualcosa, una frizzantina dolce di quelle che si bevono, tipo una Sprite, un qualcosa di rinfrescante, frizzantino, ma allo stesso tempo appaga la vostra voglia di dolce. La nota di canna da zucchero, appunto, non è questa nota che potrebbe ricordare, non c'entra niente con la nota dello zucchero filato, del caramello, è una nota decisamente più naturale, più sopportabile per chi non utilizza molto spesso i profumi dolci come me. Ma la cosa che mi piace tantissimo di questa acqua profumata è la persistenza, cioè io devo stare attenta, l'ho utilizzata, me ne sono messa un po' su di me. Dura, dura, mi si appiccica i capelli in una maniera impressionante, tant'è che poi la sera stessa, nonostante io abbia fatto la doccia, ma non abbia lavato i capelli quel giorno, ho avuto delle difficoltà ad addormentarmi perché mi stimolava i miei ricettori, mi stimolava un po' i ricettori olfattivi, cioè mi svegliava, mi caricava. Di conseguenza, secondo me, anche se l'anno scorso io l'ho utilizzata prima di andare a dormire, forse non l'avevo spruzzata sui capelli. Devo capire se sono cambiata io. Insomma, è un qualcosa anche di energizzante, di operativo, di attivo, ok? Poi dipende un po' dal vostro periodo, della vostra soglia di sopportazione o di voglia di cose dolci. Quindi lei è la prima. Poi il secondo, io ce l'ho solo sotto forma di campioncino. Io ho l'Acquolina, ma siamo sicuri che questa sia la strategia giusta? Ve lo farò sapere.
Byredo Sundazed è un campioncino che io ho ricevuto da una mia amica che ha detto: Toh, provatelo. La tragedia è che sono qui ed è bellissimo. È un agrumato. Scusate, io mi prendo una velina perché non mi sono organizzata nel frattempo. Lo spreco. Dov'è? Ed è un agrumato. Ecco qui. Uniamo anche qui, è un profumo fresco, agrumato, che poi nel dry down, questo ha neroli mi sembra, ha del neroli, delle note di zucchero filato, muschiato, agrumi. Poi questi agrumi nell'asciugatura diventano appunto tipo caramellati, c'è cioè questa nota di zucchero filato e di agrumi che vi dà questa sensazione di agrumi caramellati, ma anche qui non troppo pesanti, piacevoli, leggeri e al contempo dolci. Meraviglioso. Durata 3-4 orette, non di più. Ahimè, non persiste, tant'è che, sapete, a me un campioncino dura un sacco perché la mia pelle, a quanto pare, tiene molto bene il profumo. E qua siamo già arrivati qua. E vabbè, me lo godrò una giornata, mezza giornata, un altro pomeriggio e poi Sundazed finirà nella mia wishlist. Sono combattuta perché è proprio bello, a me è piaciuto tanto. Un profumo di cui io mi sono follemente, follemente innamorata e l'ho conosciuto grazie a un'interpretazione di One Parfum. Ne parleremo nel prossimo video in cui vi parlerò di tutti i One Parfum, che però ho anche in versione originale. È il Oriana di Parfum de Marly. Cos'è questo profumo? Ecco ragazzi, io qua caduta completamente in ginocchio, voglio andare a leggervi le note, cioè mi piace da impazzire, impazzire. Il campioncino di One Parfum è praticamente quasi finito, mandarino, bergamotto e pompelmo in testa, quindi sempre questa presenza degli agrumi. Fiore d'arancio, lampone, ribes nero, tra le note di centrali. Oh, io stamattina l'ho spruzzato. Ah, che buono, ce l'ho qua. Quindi fiore d'arancio meraviglioso abbinato al lampone ribes nero, ma la cosa più bella è l'abbinamento di fiore d'arancio con le note di base. Panna montata e non è da me. Marshmallow, muschio e semi di ambretta. Quindi è un muschiato, è un muschiato con una bella presenza di fiori d'arancio. Ma proprio addolciti da questa nota. Io non sento note latte, quindi nonostante il fatto che ci sia la panna montata, non sento, non lo avverto come un profumo lattonico, ma è questo fiore d'arancio dolce, morbido, zuccherino, è stupendo, una bellissima persistenza, sulla mia pelle si sposa benissimo. La cosa che mi dispiace molto è che inizio a sentirlo parecchio in giro, perlomeno questo vibe di fiore d'arancio dolce, muschiato, molto persistente, sta diventando un po' il trend alla erba pura. Ecco, l'unica cosa che mi dispiace è quella lì, però a me appaga tantissimo, il mio naso è felice e io adoro, adoro, adoro questo profumo. Poi altri due, allora, di cui ho un decanto, qui stiamo parlando di profumeria di nicchia italiana, che ho pensato potrebbero aiutarmi. Stiamo parlando della casa Profumo di Firenze, che ha dei prezzi anche abbastanza abbordabili, se siete interessate all'acquisto, a valutare l'acquisto. Allora, il primo è Buontalenti, che ho cercato di utilizzare durante l'estate, però perché vedevo in molte recensioni che qualcuno appunto la utilizzava. Per me era decisamente troppo dolce, oltrepassava la mia soglia di sopportazione. Allora dovrebbe ricordare un po' il gelato Buontalenti. Vediamo un po' le note. L'ho utilizzato pochissimo perché l'ho ricevuto poco prima dell'estate, poi l'ho trovato decisamente troppo dolce per i miei gusti. Banana, albicocca, frutti rossi e pesca all'inizio, tra le note di apertura. Cocco, vaniglia e lampone tra le note centrali, biscotto, toffee, caramello e muschio in base. Allora, tutto questo potrebbe far pensare a un qualcosa di estremamente pesante, troppo pesante. In realtà ha una freschezza iniziale, cioè questo profumo ha la capacità di essere dolce e fresco allo stesso tempo. Fresco, ma non nel senso un profumo verde, un profumo che ti metti quando hai caldo, perché in realtà io non ce l'ho fatta.
Fresco nell'accezione di freddo, ricorda veramente quella sensazione che tu hai quando mangi un cucchiaino di gelato, che è dolcissimo, ok? Però è freddo, è fresco, quindi allo stesso tempo ti rinfresca, ti dà quella sensazione di refrigerio, ecco. Potrebbe essere questa la sua, il suo momento, potrebbe aiutarmi, e anche il suo periodo per quello che riguarda il mio naso potrebbe essere adesso il momento di utilizzarlo. Quindi Buontalenti di Profumo di Firenze. L'altro, che secondo me è un profumo decisamente più retro, è sempre Matelda di Profumo di Firenze, che ricorda un po' una... immaginate di preparare una crostata con della marmellata di pesca. Forse in un video vi avevo parlato di una marmellata di albicocca, in realtà io sento più pesca, e di riporla in una credenza di legno, ok? Una credenza in legno che avete nel soggiorno in cucina. Immaginate, e la lasciate lì, immaginate il gesto di aprire questa credenza in legno, magari la credenza della nonna, aprire, e vi arriva questo profumo di crostata di albicocca. Quindi c'è questo mix di pasta frolla, quindi questa crostata, quindi questa sensazione di dolce, sta arrivando il peloso, ho visto dall'immagine una coda, questa sensazione di dolce mixata all'effetto un po' vintage retro della credenza in legno della nonna. Quindi questo è un profumo che parla un po', è un po' nostalgico secondo me, parla un po' al passato, anche se in realtà le note, questa è una mia sensazione del tutto personale. Allora, fiore di pesco e pompelmo bianco all'inizio. Pompelmo bianco io non lo sento, poi camomilla, balsamo del Perù, violetta e benzoino tra le note centrali. Quindi sarà forse la violetta, questa camomilla che gli dà questa sensazione un po' però di coccola, no? La torta che ti faceva la nonna quando l'andavi a trovare, no? E che apriva la credenza, prendeva la crostata che aveva preparato per te, ti tagliava una fetta e te la dava con il tè, con il latte. E poi in base vaniglia, fava tonka, sandalo e muschio. Quindi secondo me dovranno arrivare delle temperature un po' più freddine per riuscire a utilizzare secondo i miei gusti. Però vi ho dato un po' quello che ci sento io, quello che arriva a me, quello che comunica a me. Magari lo spruzzate, lo sentite, lo indossate voi e vi comunica tutt'altro, come sempre. Poi vaniglia di Beauclé, anche qua di Frank Beauclé. Siamo arrivati poco poco perché questa a poco poco, sì, ne ho ancora pochissimo, perché secondo me questa è la vaniglia che mi ha conquistata di più tra tutte le vaniglie che ho mai sentito in vita mia. È una vaniglia che all'inizio sembra essere, ha una bella parte agrumata, speziata, quindi ci sono degli agrumi, c'è del cardamomo. Poi però diventa parecchio dolce, è la classica vaniglia che io mi spruzzo quando ho voglia, ci sono quelle giornate che tu ti mangeresti, ma ti nutriresti di dolci, ok? Questa è la vaniglia che io utilizzerei nelle giornate in cui mi nutrirei semplicemente di dolci. Allora, lime, pompelmo e cardamomo in testa, poi caramello, zenzero e fiori tra le note centrali e poi in base assoluta di vaniglia, legno di cedro e muschio. Bella, non scontata, sì, è questa botta vanigliona, proprio dolce, però riesce nella sua estrema dolcezza a non essere stucchevole, quindi ha una bellissima persistenza, si attacca alla pelle e ai capelli in modo esemplare e non ha un prezzo che va, cioè, non ha un prezzo esorbitante. Frank Beauclé non fa delle fragranze, perlomeno quelle nel flaccone più ciccione, possono essere accessibili, insomma, se non hai milioni di fragranze, vuoi puntare su una che ti piace da morire, poco poco, piano piano, oggi ce l'ho col poco poco, metti da parte e prima o poi ce la fai, ecco, non è il flacone da 230 euro, da 250 euro, che insomma uno ci pensa e dice, vabbè, ci pago mezzo affitto o ci magno mezzo mese con quei soldi lì, ok, quindi... Però bella, proprio bella, quando voglio qualcosa di dolce, la botta proprio di vaniglia pura, sì, agli agrumi, allo zenzero, ma non è eccessivamente speziata, ma mi appaga, mi fa venire l'acquolina in bocca, vaniglia di Beauclé, che a quanto pare potrò utilizzare ancora una volta e poi ciao. Poi
vaniglia verde, perché voglio dire, la mia parte verde si farà sentire anche in questo periodo di restrizione non calorica, perché poi necessariamente sarà anche una restrizione calorica, ma questo in questo periodo di piano alimentare controllato, e la mia anima verde tornerà fuori, e la vaniglia verde per eccellenza per me è Aura di Mugler. Poi anche il rabarbaro, nota a me, cioè nota adorata, stradorata ancora di più ultimamente, e quindi note verdi, vaniglia bourbon, rabarbaro. Cos'altro ha? Allora, io non la spruzzo perché se la spruzzo il mio studio saprà di aura per 3 giorni. Allora, foglia di rabarbaro e bergamotto in cima, le note di cuore sono note verdi in fiore d'arancio, te va? Ylang ylang e pera, niente, abbiamo capito che il fiore d'arancio, prima era il sandalo che credevo fosse essere il responsabile di tutte le mie scelte profumate, ma il fiore d'arancio vedo che gliela fa. Note di base, vaniglia, bourbon, note legnose, amberwood, sandalo e cumarina. Quanto è bella. Persistenza non ne parliamo. Riesce a coniugare botta dell'agrodolce, non dell'agrodolce, del dolce amaro, del rabarbaro, poi ha queste note verdi, questa vaniglia bella prepotente, questa base legnosa, dolce e fresca e persistente, energizzante per tutta la giornata. Io devo dire che Aura è lei, cioè Aura è solo lei, io non ho trovato repliche o imitazioni degne, tranne una di cui vi parlerò in un video che, insomma, se non si vuole, insomma, prendere il flacone originale, è una degnissima sostituta. Allora, e qua si chiude il mio video. Vi ho parlato degli aiutanti che mi sono venuti in mente in questi giorni, magari me ne verranno in mente altri. Vedremo come andrà, ce la farò, io mi auguro di sì. Datemi il vostro in bocca al lupo e vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!